niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Rete! Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Joey Campbell realizza la sua seconda rete in questa stagione. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Crisiti. Joey Campbell. Possibilità per Quagliarella. Quagliarella. Alfredson. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pallone lungo in verticale. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Il Frosinone non perde in casa da 5-2. Alza la palla in profondità verso un compagno. Se ne va. Prova ad andare via con eleganza. Pallone in mezzo. Allontana il pericolo. Campbell. Cesar prova la verticalizzazione. È rimasto nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Tomovic, bella rete di passaggi. Buon lancio. Bucciarelli prova a tirare. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Il Chievo Verona ha pareggiato. Da lì e senza difensori a impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Pellissier sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Joey Campbell sul pallone, probabilmente cercherà il cross. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Tocco preciso. Crisiti preferisce il retropassaggio. Passaggio in avanti. Pellissier la gioca in profondità. Bucciarelli. Birsa. Radovanovic. Il Chievo Verona riprende subito il possesso della sfera. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ecco perché fanno così tanto movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. Tomovic recupera un pallone importante. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Etemai, il suo pallone è morbido. Goldaniga si fa trovare al posto giusto e allontana. Joey Campbell oggi è andato a segno. Alfredson, Campbell. Che il duro ma efficace la butta via e fa respirare la difesa. Tomovic riconquista la palla. Pellissier. Etemai, che la scorsa partita ha realizzato l'assist del gol del pareggio. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. Cerca un compagno. Bucciarelli. La sua conclusione manca lo specchio della porta. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Goldaniga, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Esita mentre cerca chi servire. Cerca spazio. Skodelec, deviazione di testa, ha trovato il gol.
Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Bella serie di passaggi. Pucciarelli. Elegante. Tocca verso... può concludere! Conclusione sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Marco Capuano. Alfredson. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Joe Campbell scatta verso il pallone. Riesce ad intercettare. Lungo passaggio in avanti. Occasione per il contropiede. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Già in azione con la seconda parte di questa gara. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Vuole la profondità. Cross in mezzo. Ci mette una pezza. Djordjevic. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. C'è la palla lunga in avanti. C'è il dai e vai. Passaggio intercettato. Etemai riesce ad allontanare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E passa. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Ed ecco il cross. Spazzali. Djordjevic. Pellissier. Djordjevic. Obi. Non poteva fare molto altro. Cerca un compagno. Cacciatore. La gioca bassa. Pericolo. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi. È necessario. Proprio così. Lotta. Perde l'equilibrio. Marco Capuano. Il Frosinone non ha ancora effettuato cambi. Pallone alto nello spazio. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Ecco il lancio alto sulla fascia. Qui deve tirare. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Pellissier. Prova la giocata nello spazio. Bell'intervento difensivo.
devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Radovanovic, Birsa! E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. In questo caso ho avuto troppa fretta di tirare. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Gol Daniga. Marco Capuano. Gol Daniga. Cerca spazio, riceve il passaggio. Palla allontanata senza troppi complimenti. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Cipsa. Palla in avanti, verso il compagno. Prova il filtrante. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Cesar legge bene l'azione, blocca il pallone. Pellissier prova a passare con un pallone profondo, prova la giocata nello spazio. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Prova il filtrante. Sulla fascia, è libero. L'appoggio sulla fascia. Cipsa allarga il gioco sulle fasce. Campbell può metterla in mezzo. Prova il tiro. Gran palo. Fuori non di molto. E arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. Una battaglia dura. Appena un gol di differenza tra le due.